Ciao, sono Guido Vitiello e sono Senior System Engineer and Security Analyst. Ciao, mi chiamo Alessio Crescenzi e sono Senior Security Analyst e System Engineer. E in questa Tech Pill vi parleremo della gestione remota delle infrastrutture IT e dell'evoluzione delle tecnologie e dei vantaggi derivati da questo tipo di gestione. Nel contesto moderno delle aziende e delle organizzazioni, la gestione remota è diventata un argomento sempre più cruciale. Questa pratica qui si è evoluta nel tempo con soluzioni basate sul cloud e software avanzati. Una delle principali ragioni per cui la gestione remota è essenziale è la sua capacità di ridurre i costi operativi, eliminando la presenza on-site di personale tecnico per la manutenzione e per la gestione dei sistemi. In questo modo le aziende possono risparmiare sui costi delle attività e su eventuali spese accessorie. Con l'accesso remoto alle infrastrutture IT, le aziende possono rispondere in maniera più rapida alle richieste dei clienti e implementare funzionalità nel più breve tempo possibile. Tuttavia, ci sono delle sfide associate alla gestione remota e delle infrastrutture IT. Questo per quanto riguarda le minacce, quindi per i clienti bisogna garantire la protezione dei dati e che le connessioni siano protette. Per implementare con successo la gestione remota delle infrastrutture IT è importante utilizzare best practice e strategie opportune. Ciò comporta l'utilizzo dei sistemi automatici che semplificano le attività di gestione e prevengono eventuali errori umani. È anche essenziale investire nella formazione del personale per garantire le competenze necessarie per utilizzare gli strumenti e le tecnologie di gestione remota. In conclusione, la gestione remota delle infrastrutture IT offre numerosi vantaggi sia alle aziende che alle organizzazioni. In particolar modo riduce i costi, aumenta l'efficienza e la capacità di rispondere alle esigenze dei clienti. In questa Tech Pill abbiamo parlato dei vantaggi della gestione remota delle infrastrutture IT. In particolar modo abbiamo evidenziato come le aziende possono trarre benefici da quest'ultime garantendo accessibilità, sicurezza e disponibilità dei sistemi informativi.